Ragazzi, è veramente tardi per la sfida di giugno, perché siamo già a metà giugno circa, ma è lo stesso, sarà una sfida molto molto semplice, anzi per certe persone non sarà semplice, non mi interessa, dovete sforzarvi. La sfida di giugno che vi propongo è quella di conoscere tre persone nuove, dato che il mese scorso è stata quella di leggere un libro, tanti ci hanno fatta, tanti non ce l'hanno fatta, perché mi è piaciuto che ho fatto il video della sfida e tutto, ha risposto 10 persone, ho fatto il resoconto dicendo l'avete fatta questa sfida, non ha risposto nessuno, quindi questo mi dà abbastanza un quadro generale di come sono andate le cose. Quindi se volete intraprendere questa sfida scrivetelo nei commenti per piacere e tornerò il mese prossimo per vedere com'è andata. Fondamentale, dovete conoscere tre persone nuove, perché tanta gente è lì che dice no, io non riesco a conoscere persone. Se non riuscite a conoscere persone è perché uno, non uscite di casa, due, non siete persone interessanti che la gente vuole stare assieme. Quindi iniziate a uscire dalla vostra zona di comfort. È facile dire no, ma sono introverso, qua e là, non ve ne frega un cazzo, volete delle nuove opportunità nella vostra vita, volete migliorare il vostro network, volete avere comunque risultati migliori nella vostra vita, dovete conoscere persone, dovete migliorare il vostro gruppo di pari. Una cosa fondamentale di questa sfida è che, importantissimo, conosciate persone che ritenete al vostro livello se non superiore, perché adesso ci sarà sempre qualcuno che dice no, ma siamo tutti uguali. Non è vero, voi guardate le persone, ci sono persone che vi intimoriscono magari o vi ispirano perché sono a un livello superiore, ci sono persone che le ritenete alla vostra altezza, persone che le ritenete più sfigato, quello che è avete una peggior come si può dire, considerazione di loro. Per cui dovete conoscere tre persone, una almeno di queste deve essere a un livello superiore al vostro, quindi dovete ritenerla superiore rispetto a voi. Questo perché? Perché magari capirete, conoscendo questa persona, che non era questo livello di intelligenza e sovrumanità che pensavate. Oppure perché vi potrebbe aprire nuove opportunità, vi potrebbe far conoscere altre persone. Quindi, obiettivo, conoscere tre persone. Mi raccomando, non può essere una cosa che andate da qualcuno e questa persona si presenta a voi. Dovete essere voi che vi presentate a questa persona. Quindi, ragazzi, mi raccomando, mettetevi sto cazzo di foglietto con scritto conoscere tre persone e fatelo entro la fine di giugno. Avete 2 settimane, conoscere tre persone non ci vuole nulla, cioè lo potete fare tranquillamente adesso, andando fuori di casa o non lo so, in qualsiasi momento. Vi auguro tutte belle cose, passate una grandiosa giornata, state bene.